La Res Roma si conferma bestia nera del Tavagnacco in questa stagione. Dopo aver sconfitto le Friulane all'andata, le ragazze di Mister Melillo superano per 1-0 le gialloblu, grazie alla rete di Simonetti al 36esimo del primo tempo. Esordio stagionale tra i pali per Serena Ferroli. Parte in attacco la Roma, che al primo minuto sfiora il palo con Nanni, avventatasi su una respinta corta proprio di Ferroli. Con il passare dei minuti il Tavagnacco guadagna campo. Al decimo Clellan dà la palla buona sui piedi, ma il suo tiro finisce alto. Al 13esimo è Parisi a provarci con un missile da fuori aria, ma la mira non è delle migliori. Passano 2 minuti e Clellan entra in aria dal vertice destro. Fa partire una conclusione insidiosa che Pipitone mette in angolo. Occasionissima al 24esimo, Clellan cross al centro, del stabile non controlla 2 passi dalla linea di porta, arriva Camporese ma il suo tiro è fuori misura. Stessa sorte per Der Stabile, che al 34esimo riceve palla in aria, si gira ma tu per tu con il portiere spedisce alto. Nel momento migliore del Tavagnacco, la Roma passa in vantaggio, grazie a Simonetti, che supera Ferroli con un bel tiro a incrociare. Importante gol in chiave salvezza per la Res Roma, che giustamente festeggia. La reazione delle padrone di casa porta la firma di Clellan, ma anche questa conclusione della scozzese è fuori misura. Il primo tempo si chiude sullo 0-1. La ripresa comincia con il Tavagnacco in avanti. Del Stabile al 5° spedisce a lato da posizione defilata. Pocchero sfiora il pareggio in mischia al 15esimo con una deviazione di ginocchio, che trova una super Pipitone. Blasoni manda alto al 18esimo. Le gialloblu premono, ma senza la dovuta lucidità sotto porta, ripresentandosi in più occasioni dalle parti di Pipitone, ma senza fortuna. Al 37esimo è Camporese ad andare vicino al pari, ma la sua conclusione ravvicinata è respinta con i piedi dall'estremo difensore della Roma. L'ultima occasione capita a Sardu, che si fa murare la conclusione della difesa avversaria. Finisce come all'andata, con grande amarezza tra le fila gialloblu. Il Tavagnacco tornerà in campo a Brescia mercoledì per la Coppa Italia per i quarti di finale, in casa sabato per la sfida di campionato contro il Bari.